Poi di direttore sportivo avrei voluto vivere questo momento un po' più avanti, a Cortina almeno. Ovviamente dispiace sempre, sottolineo che Peter in questi ultimi 3 anni ha veramente faticato e tentato di tutto per tornare al meglio, tornare ancora competitivo tra i migliori al mondo, quindi io penso che Peter non ha nessun rimorso da questo punto di vista perché ha tentato veramente di tutto dal punto di vista atletico e tecnico come impegno. Sottolineo che mi ha sempre colpito di te Peter l'umiltà di un campione, anche quando hai vinto le coppette specialità o con la medaglia di Garmin, sei sempre rimasto, in gergo si dice, coi piedi per terra, no? Sei rimasto così veramente una persona semplice e questo mi ha fatto veramente piacere, quindi come Fisi veramente voglio ringraziarti per tutto questo, sei sempre stata veramente una persona disponibile con tutti e grazie per le soddisfazioni che ci hai dato. Peter, come ho sempre detto, secondo me è stato uno dei più talentuosi con Vicenza. Penso che l'Italia ha regalato molte emozioni con i suoi risultati e soprattutto con le due coppe di specialità che ci vorrà un attimo prima che una venga tutta dura. E soprattutto anche quelle combinate, che quella non le finisco, perché non ci sarà più combinata. Un'altra cosa, Peter. Da quando facevo l'atleta, da quando faccio allenatore, è l'unico che ho conosciuto che è arrivato dalla categoria junior, è arrivato subito dodicesimo alle finali Coppa del Mondo, battendo uno dei suoi idoli di allora che era la St. Hughes. E questo era Peter, che era. 2002. Dal primo 2002 fino adesso non avevo visto junior fare quello. E l'altra cosa, quando smette un atleta così dispiace parecchio.